siamo in compagnia della mente, a Bruno Di Ruggero, e certamente l'idea di portare qui a Casamicciola, quindi a Ischia, tutte queste belle ragazze e anche questi bei capi di abbigliamento è stata una scelta azzeccata, vista che c'era tanta gente a seguire l'evento. Meno male. Tutto nasce da un progetto destinato a promuovere il termalismo e la bellezza dell'isola, in modo da creare dei momenti moda e dare la possibilità con questi momenti anche di far vedere a chi non conosce l'isola. E abbiamo fatto un abbinamento con Fashion TV, che è una televisione dedicata alla moda, proprio per mettere in risalto e in evidenza l'aspetto della moda legata alla bellezza dell'isola. E spesso invece la moda viene, il mondo della moda viene un po' bistrattato, visto insomma, perché alcuni operatori del settore non sono proprio deontologicamente corretti, però ovviamente il messaggio che avete voluto mandare stasera, la bellezza certamente dei capi e la bellezza del corpo della donna che viene esaltato. Tutto portare in mezzo alla gente la moda a contatto con tutti, in modo che tutti hanno la possibilità di verificare come, perché e cosa. Questo è importante. E poi ovviamente le riprese televisive daranno la possibilità di rendere visibile un'isola che non tutti conoscono e che dovrebbero per forza venire. I prossimi appuntamenti in calendario? I prossimi appuntamenti, domani abbiamo una mostra fotografica di Sergio Goya che è stata realizzata sempre qui a Ischia, proprio dedicata al termalismo, e per mettere in evidenza questa figura mitologica, ovviamente un po' ritrattata, delle ninfe alle terme, proprio per rendere in particolare evidenza le qualità, diciamo, termali dell'isola, oltre che della bellezza della stessa. Quindi domani ci sarà questa mostra fotografica e successivamente ritorneremo sull'isola portando delle altre aziende che sfilano. Siamo in compagnia di una delle rappresentanti delle aziende che realizzano i costumi, gli abiti estivi che diciamo hanno sfilato questa sera. Esatto, noi siamo Bikini Brands Bikini e siamo la prima azienda appunto che ha sfilato questa sera, e il nostro è un marchio 100% made in Italy. Abbiamo un prodotto molto giovanile e che comunque si adatta però a tutte le esigenze della donna, e puntiamo molto sulla qualità e siamo sempre molto all'avanguardia. Quindi... Certamente scegliere l'isola d'Ischia per promuovere la propria azienda è certamente una scelta interessante. Esatto, Ischia sì, è stata una bellissima esperienza, ci siamo trovati molto bene, ci è piaciuto tantissimo, quindi siamo molto entusiasti. Il mondo della moda è bello, sfilare è bello, e soprattutto quando si ha la possibilità di farlo in un luogo così entusiasmante, così sì, suggestivo come Ischia. Sì, prima di tutto io sono venuta di Serbia e scusate se il mio italiano non è perfetto, e comunque io sono CEO di Chance Model Management, Mother Agency di Serbia, e comunque io sono in questo mondo di moda per 10 anni, ma lavorare qua in Italia è una cosa molto speciale. E questa è la verità, perché gente qua hanno un'energia incredibile, specifica. Quando abbiamo fatto la sfilata, tutti i genti sono veramente, ti danno un'energia buona di fare questo lavoro in un modo giusto. E comunque io sono molto felice. Siamo in Niscia oggi con Fashion TV e domani partiamo per la mia amica Sa, mi sembra che domani è Salerno, poi facciamo un giro in Amalfi, alle fine c'è un'altra città che ho dimenticato, e così facciamo un giro e siamo alle fine in Milano. Oltre a Ischia, qual è il posto più bello dove hai sfilato? Uno dei posti più belli, veramente, e ti dico una cosa di più, la pasta più buona che ho mangiato, mangiavo qua ieri sera. Che cosa hai mangiato? Ho mangiato una pasta che mi sembra gnocchi della napoletana, non sono sicura, sono straniera, non posso ricordare tutto, ma comunque gente qua sono incredibili, sono innamorate in Italia, veramente. Quindi sfatiamo il mito secondo cui le modelle pensano soltanto alla dieta, al fisico, invece no, vi piace anche mangiare, e soprattutto la cucina italiana. Noi in Serbia noi facciamo sempre la cucina italiana, ma in un modo diverso, ma qua sì, voi sapete come si fanno le vostre cose più meglio di altri gente di altri paesi, e sono sicura che torneremo qua tra un po', Grazie mille per la vostra ospitalità, siete incredibili, questa isola è incredibile. Grazie.
Dalla Serbia passiamo alla Svezia, un altro luogo suggestivo per tanti motivi. E insomma, dalla Svezia con furore qui a Ischia. Quali sono le tue emozioni? Wow, devo dire che fa tanto caldo qua, come al mio paese. Però no, sono veramente... È una meraviglia di essere qua perché l'isola è veramente bellissima. Ci sono i posti che abbiamo visto come oggi, con la, come si dice, una falesa, le rocce pazzesche, poi le grotte, il mare è tutto bellissimo. E poi devo dire che è un mondo a parte questa isola. Mi sento, c'è una pace, e una, mi sento tranquilla, posso camminare e sentirmi bene qua, quindi veramente un piacere essere presente su questa isola. Invece i prossimi appuntamenti che ti vedranno impegnata in Italia, all'estero? Io vivo in Italia, vivo proprio a Milano. Però... È la capitale della moda. Esatto, però domani parto con la mia amica Jelena, la nostra amica serbia. Andiamo a Positano, proprio prima a Salerno. Facciamo una break lì e poi andiamo subito a Positano il giorno dopo. E poi a Amalfi, Minori mi sa esattamente. E andiamo a vedere un concerto di Michele Plassido. Beh, è un bellissimo giro per conoscere meglio l'Italia. Siamo molto molto contente perché siamo lì anche per fare un bellissimo scatto con un fotografo che fa le foto per Vogue, quindi siamo molto ansiose. Mi potresti raccontare brevemente una giornata tipo di una modella? Che cosa fate durante la giornata? Forse può sembrare banale, però è una curiosità che vorrei ci togliessi. Sì, non sono banali le nostre giornate, sono infatti molto impegnative e molto diverse. Non c'è mai un giorno simile. Possiamo svegliarci molto presto per partire, per prendere l'aereo, andare a un'altra città, poi essere in un'altra città dell'altra parte del mondo. Poi abbiamo la preparazione del trucco, il parrucchiere, le prove dei vestiti, che si chiama fitting, e poi il scatto o la sfilata, dipende cosa facciamo. O poi se è una giornata anche in città dove sei del giro per andare a incontrare un cliente diverso, puoi avere 10 clienti al giorno, quindi sei tutto il tempo, tutta la giornata in giro. E se hai tempo, perché le nostre giornate sono molto impegnative, provi di andare in palestra per comunque curarti un po', perché lavoriamo con il corpo, no? Quindi dobbiamo ovviamente essere sane, fare sport e tenersi bene in forma. Un'ultima domanda, che cosa consiglieresti a una ragazza o un ragazzo che si accinge ad entrare nel mondo della moda, quindi che vuole fare il modello nella vita? Ma una cosa che diciamo a tutti comunque di rimanere se stesso e di fare solo questo lavoro se veramente ci piace, perché nessuno si deve forzare. È un bellissimo lavoro che ti fa viaggiare, incontrare tanta gente, ma anche un lato molto difficile. Quindi se la persona se la sente veramente che è pronto anche di partire e girare il mondo, che deve andare a farlo al 100%.